Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Smeraldo. Siamo all'episodio numero 31-32, non mi ricordo bene. Vabbè, in ogni caso, oggi continuiamo la nostra avventura alla Lega Pokémon ed è cambiato qualcosa. Allora, purtroppo, quando ho salvato dall'ultima volta che ci eravamo fermati al secondo Super 4, siccome non ho registrato tutte le puntate insieme, è successa una cosa molto bella. Ovviamente non mi ha considerato l'ultimo salvataggio per un... non so perché, se non sbaglio sono stato... Anzi no, ero stato io, perché io tra questi file qui mi sono confuso. Ho premuto un altro piuttosto che quello precedente e quindi di conseguenza ho sovrascritto un file sbagliato. Mi sono dovuto rifare di nuovo questo pezzo e ho approfittato per fare una cosa. Mi ricordavo che su questo gioco ci fosse Dragartiglia e le cascate Meteora e che si potevano superare solo dopo aver preso cascata. E quindi sono andato a prendere Dragartigli e l'ho insegnato a Fongi, che mi son detto potrebbe essere utile per l'ultimo... A Gary, perché mi son detto potrebbe essere utile per l'ultimo Super 4, visto che c'ha comunque i Pokémon di tipo Drago e quindi boh... Dato che comunque c'è anche più forte l'attacco dell'attacco speciale, Drago Spiro mi serviva bene a poco. E quindi questo. Quest'oggi siamo contro Frida e Drake, che batteremo dopo. Ciao, sono Frida dei Super 4. Sono giunta alla regione di Hoenn da lontano per affinare la mia tecnica col ghiaccio, ma finora ho solo incontrato allenatori e Pokémon deboli. E tu sarai alla mia altezza? Sarebbe una gioia fare una sfida con te, degna di questo nome. Ti preoccupare, sarà una gioia, tranquilla. E così siamo contro Frida. Io spero che non abbia tanti Pokémon difficoltosi e di un livello estremamente alto, perché potrei bestemmiare. Allora, ok, livello 50-50, va bene, dai, ci può stare. Stramontante subito, perché voglio levarmelo subito dai coglioni. Questo Pokémon potrebbe essere pericoloso. Ok, KO subito. Meno male. Prossimo Pokémon penso sia l'evoluzione. No, un altro Sileo, ok. Allora sinceramente mi sta bene. Potrei provare a fare una cosa un po' rischiosa. Zitti. Non ve ne fate accorgere. Zitti. Speriamo che Sileo non se ne accorge e non mi fa geloraggio. Oddio. Oddio. Madonna, qua abbiamo rischiato tantissimo. Meno male. Meno male. Mamma mia, fammi mandare via questo Sileo, che questo è molto più pericoloso del precedente. Mamma mia. Abbiamo rischiato tanto con quel gran fisico. Però comunque serviva. Infatti adesso c'è Walrein. Probabilmente se non avessimo mai fatto nella vita quel gran fisico, non saremmo riusciti a battere nessuno di questi Pokémon. Tipo adesso probabilmente grazie al gran fisico lo one-shotteremo, perché veramente Fongicore dopo un gran fisico diventa una bestia. Non è un Pokémon, è una bestia. Quindi KO anche Walrein. Qual è il prossimo Pokémon? È Glalie. Ok, non è un problema nemmeno questo. Spero solo che non sia più veloce. Non penso, non è un Pokémon molto veloce. Stramontante, ok, perfetto, siamo più veloci ancora. Meno male che Stramontante non fallisce, perché se fallisce sono guai pesanti. Che le Glalie, devo dire che l'abbiamo fatto proprio ad una velocità incredibile. Mostruosa questo Super 4. Il prossimo invece sarà Glalie, perché abbiamo rischiato e ci è servito per vincere praticamente tutto. Ultimo Glalie, questo è di livello 52, non è un problema, Stramontante, e si va a vincere. Ok, siamo pronti per la sfida più difficile tra tutti i Super 4, che è quella contro il Super 4 Drake. Questa penso che sarà difficile, perché anche su Horas, comunque in generale, anche se il gioco di per sé era abbastanza facile, comunque era il Super 4 che ti metteva più in difficoltà. Si sa, i tipi Drago sono sempre quelli che ti mettono più, ma più in difficoltà. Quindi abbiamo vinto contro Frida, proseguiamo. Prosegui per la prossima sala. Dai una dimostrazione di forza e potenza alla Lega Pokémon. Non abbiamo bisogno nemmeno di revitalizzare i Pokémon. Siamo completamente sani. Finito l'effetto del repellente. Wow. Ed eccoci da Drake. Allora, non ho idea di quale sia il suo primo Pokémon. Su Horas aveva Altaria? O sbaglio? Non mi ricordo. Però ho paura a mettere Gary subito. Cioè, ho come l'impressione che non serva adesso. Quindi boh, proviamo a lasciare Fongi. Lasciamolo. Qual è il problema? Ultimo sfidante. Non ho letto la prima fase. Nel loro habitat naturale i Pokémon sono selvatici allo stato brado. A volte ci sono di ostacolo, a volte di aiuto. Sai che cosa ci vuole per lottare fianco a fianco con i Pokémon? Dimmi, sai quello che ci vuole? Beh, se non lo sai non potrai mai battermi. Ok, siamo contro Drake. Spero che non sia una sfida particolarmente difficile, perché noi vi ricordo che abbiamo solo 5 Pokémon. Quindi stiamo affrontando il gioco... un po' più con un grado di difficoltà leggermente maggiore rispetto agli altri giocatori. Io tenderei qui a boostarmi e basta, perché sinceramente penso sia la scelta migliore. Dato che scelgono, non penso possa essere una minaccia
Per fortuna che non ha iniziato, tra l'altro, con quello stronzo di Altaria. Spero che non ce l'abbia, tra l'altro, perché è un Pokémon abbastanza difficile da contrastare. Però sto fatto che mi diminuisce la velocità è un po' un problema. Mi sta un po' rompendo i coglioni. Penso che due gran fisico possano bastare, solo che dobbiamo assolutamente potenziare... No, di nuovo? Ok, perfetto. Allora, vediamo se abbiamo un potenziamento per la velocità. Vediamo, dovremmo averlo. Tipo velocità X per mettere in pari la velocità che ci ha abbassato. Non ce l'abbiamo. Pazienza. Utilizziamo stramontante. Attenzione, Shelgon si protegge. Se ce l'avessimo avuto adesso avremmo fatto una cosa incredibile. Ma vabbè, purtroppo non sempre tutto ci va bene. Dai, forza! Fai vedere chi sei, Fongi. Ok, capo scelgono in un solo colpo, che è un Pokémon abbastanza resistente, quindi mi ritengo soddisfatto. Anche se comunque dopo due gran fisico. Chi era il prossimo Pokémon? Non l'ho visto. Vabbè, io continuo, anche se non l'ho visto. Flygon, ok. Ce la possiamo fare. Andiamo subito di stramontante. Lui utilizza lanciafiamme, aia, spero che non ci butti via. Perché voglio utilizzare... Ah, no, ma dai, il brutto colpo. Ma dai, il brutto colpo, con il brutto colpo, ma sei serio? No, con il brutto colpo no, cioè queste cose io non le tollero, non le posso tollerare. Ma vaffanculo. Mandiamo il nostro Flygon. Spero che non utilizzi qualche mossa brutta. Noi utilizziamo Dracartigli. Oddio, sono più veloci. Non se l'aspettava. Ma quanti danni, ok, perfetto. Sgranocchio. Questo fa male, stiamo attenti. Con lui è anche di livello superiore. No, che palle, ci ha abbassato la difesa. La difesa speciale. What? La difesa speciale. Ho letto bene. Ma Sgranocchio non abbassava la difesa? Va bene, ok, non mi faccio domande. Ok, abbiamo sconfitto anche questo. Sono contento, livello 51. Bene, bene. Il prossimo Pokémon sarà Altaria. No, 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 non cambio. Voglio sconfiggere questa Altaria immediatamente. Prima di subito. Facciamo subito Dracartigli e spero di mandarlo un KO. No, è molto resistente questo Pokémon. Dragospiro, aia, aia. No, ci ha abbassato la difesa speciale con lo stronzo di prima. No, non... 5 PS. No, e vaffa... No, vabbè, cioè, questa è una sfiga incredibile. No, io non l'accetto questa roba, cioè... Io voglio avere assolutamente una ricarica totale, non esiste. Voglio una ricarica totale adesso qui pronta a servirmi. Ricarica tot, cioè, non esiste. Voglio utilizzate perché non lo debba fare anch'io. Poi tra l'altro Tusculi, perché quando utilizzavo io sempre Dragospiro, niente, non paralizzava mai. Mai, è veramente una vergogna. Ok, abbiamo subito un po' di danni, però almeno adesso siamo sicuri di mandarlo KO. Quindi facciamo in questo modo. E abbiamo mandato KO, penso uno dei Pokémon più difficili. Va bene, sono molto soddisfatto. 2175 punti, il prossimo Pokémon sarà Kingdra. Aia, questo potrebbe avere gelo raggio. Forse mi conviene cambiare. Mi conviene cambiare in favore di... In favore di... Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Continuiamo a questo punto con Gary. Che devo fare? Non lo so. Kingdra probabilmente potrebbe essere un problema serio. Spero non più di tanto, perché mi caco. Fai un brutto colpo, per favore, non me lo fai mai! Dragodanza, aiuto, aiuto, mi sto cagando in mano, aiuto. Ma che poche mosse fisiche c'ha questo? Perché Dragodanza? Ma muori! Infatti, surf, Dragodanza e poi surf. Qual è il nesso logico di queste due mosse? 4 PS, mamma mia! 4 PS, mamma mia! Stiamo rischiando veramente tanto. Perché purtroppo Surf è una mossa speciale. Ci hanno abbassato la difesa speciale. Non so come con quello sgranocchio. Ma vabbè, lasciamo perdere. Ok, prepotenza ci abbassa l'attacco. E questo è un problema. Allora forse mi conviene sostituire e rimettere bene in vita Gary, perché adesso c'ha delle statistiche un po' di merda. Quindi proviamo a mettere Bot. No, ma che Bot. Mettiamo Skybug, dai. Ma è l'ultimo Pokémon questo, tipo? Vabbè, ma vaffanculo! Ma come cazzo ha fatto a predictare sta roba? Ma come cazzo ha fatto? No, ma spiegatemelo, scusate. Ma come ha fatto? Vabbè, predictami anche questo a questo punto. Cioè, ma scusate, com'è possibile? Se questa non è sfiga...
No, vabbè, cioè, non ci posso credere. Vabbè, refulliamo Gary perché ci serve contro questo, perché altrimenti, cioè, con l'attacco dimezzato serve bene a poco. C'ha pure Frana? Ma che cazzo è? Oh, è una macchina da combattimento sto coso. Vabbè, visto che ci siamo, a questo punto attacco pure, scusa. Facciamo volo, la mossa più forte che abbiamo. Spero di non missarlo, come potrebbe invece succedere, perché siamo abbastanza sfortunati. Ok, abbiamo colpito e non abbiamo tolto un cazzo. Frana ovviamente colpisce sempre, perché altrimenti non è normale. Solo a me fallisce fuoco bomba. Che poi Frana e fuoco bomba comunque stiamo là, 5 manca, Allora, cosa mettiamo adesso? Ma io ci proverei con Bresaola. Ma sì, io ci proverei con Bresaola. Vai. Indeboliamolo ancora un altro po', perché lui ha ancora troppa vita. Quindi facciamo aereo assalto. Lui utilizza pure 3 cartigli, mamma mia quanto cazzo è forte. Aia. Ok, no, non ci ha tolto tanto. Io spero che questi assalti servano a qualcosa. Di nuovo dragartigli. Così li facciamo consumare anche la baccacedro, perché quello è un problema, la baccacedro. Ok, adesso consumala, grazie. Perfetto. Allora io adesso farei una cosa interessante. Refulliamoci Bresaola, che tanto non riesce a shottarci con 2 colpi, ma con 3. Quindi dovrai veramente metterci impegno. E facendo Frana non ce la farai. Quindi facciamo un altro aerassalto. E poi probabilmente è arrivato il momento di sostituire Dragartigli. Eh no, mi sa che non è il momento di sostituire. Forse è meglio se ci facciamo mandare KO. Ok, adesso devo dire che è indebolita alla perfezione. Quindi facciamoci mandare KO. Magari non rischiamo. Facciamo un doppio calcio. Frana, no, guarda che adesso non ci manda KO. Ok, perfetto, sono contento. Perché avevo un piano preciso in mente, altrimenti lui si sarebbe refullato. Quindi vai Gary. In queste condizioni non si refulla, state tranquilli. Quindi, Dragar. No, no, cosa ho fatto? No, sono un coglione della vita. No, e vabbè, ma non è possibile. Non è possibile, che cazzo ho fatto? Che cazzo... No, vabbè. Beh sì, vabbè, ma noi siamo pure... Io sono pure stronzo. Avevo la vittoria nelle mani. Ho fatto tutta quella fatica per che cosa? Ma non è giusto. Madonna, quanta vita gli togliamo. Ok, adesso va a KO tranquillamente. Ma io ho fatto tutta quella strategia e era inutile. Gary era sufficiente per batterlo. Non pensavo, ad essere sincero, però. Ti prego, dimmi che abbiamo finito. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ma vaffanculo, io sono pure stupido, però. Che cazzo è? Ho molta stima di te. Hai fatto tanta strada come allenatore di Pokémon. Sicuramente sai che cosa ci vuole per essere un grande allenatore. Sì, un allenatore deve avere un cuore virtuoso. Ho letto malissimo questa frase, non fateci caso. I Pokémon fanno breccia nel cuore degli allenatori e sanno fare tesoro delle esperienze, anche se negative. Scaldano il buon cuore degli allenatori e si rafforzano. Prendi il coraggio a 2 mani, il campione ti sta aspettando. Ok, beh, io mi fermerei volentieri qui. Curo i Pokémon nel prossimo... Oh no, li curo adesso, per sicurezza. Mamma mia ragazzi, commenti a caldo, è stata una sfida bella, mi è piaciuta. Molto bella, è stata difficile al punto giusto secondo me, quello che mi aspettavo. Non mi aspettavo di certo un coso impossibile, perché Drake comunque era abbastanza difficile. Adesso potrei dire, prima di finire di curare tutti i Pokémon, potrei dire un attimo cosa mi aspetto dal campione. Beh, mi aspetto di essere devastato, perché Metagross è molto forte ed è un Pokémon di tipo psico pure. E quindi Bresaola non è messo abbastanza. Sarà messo a dura prova. Però, boh, non si sa. Potrà sì anche che Skermory. Visto che sono principalmente Pokémon di tipo acciaio, dovremmo riuscire a mandarli KO facilmente tutti gli altri con Bresaola. O anche con Fongi. Quindi, boh, io non penso. Però ora che ci penso, potrebbe non essere un po' così tanto devastante come sfida. Però, boh, chi lo sa. Lo potremo scoprire solo nel prossimo episodio. E questo è Bambat, l'ultimo Pokémon che ho finito di curare. Quindi ragazzi, noi ci rivediamo nel prossimo episodio, dove andremo a battere il campione di Hoenn. E probabilmente sarà l'ultimo episodio di questo gameplay di Pokémon Smeraldo. Grazie a tutti ragazzi, lasciate un bel like, supportate questa serie fino alla fine, e noi ci rivediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti, da ChestnutX.